Hello everyone and welcome to your English class. No, non vi spaventate, non parlerò in inglese per tutto il tempo. spero che stiate bene. Questa è una mini video lezione su degli argomenti che abbiamo già più o meno visto insieme, però volevo e vorrei puntualizzare alcuni punti. L'argomento che andiamo a vedere in questa lezione sono i countable and uncountable nouns, quindi i sostantivi, il mondo dei sostantivi inglesi, che fondamentalmente si suddividono in nomi countable, quindi sostantivi che possono essere quantificati. Che ne so, pensate a qualsiasi oggetto di cui potete avere una versione singolare e una versione plurale, che ne so, penna, penne, pen, pens, ball, balls, table, tables, ok, one table, two tables, three tables, quindi io posso contare e quantificare una pluralità o una singolarità di questi oggetti. Per contro ci sono anche i nomi non numerabili. Questo anche nella nostra lingua, anche in italiano, quindi sono spesso quei sostantivi che sicuramente non possono essere quantificati, quindi sono molto spesso degli oggetti allo stato liquido, come water, che non ho messo in questo elenco, milk, coffee, tea, rain, la pioggia, snow. Oppure allo stato polveroso, se stiamo pensando per esempio a questa unità in cui abbiamo studiato i cibi e le bevande, quindi flour, farina, oppure sugar o coffee, molto spesso rientrano in questa categoria i nomi astratti, come la libertà, freedom o music o cinema, sostantivi che non possono essere resi plurali. All'interno di questa categoria ci sono anche i sostantivi che fanno riferimento alle emozioni. L'avete visto questo film? Se non l'avete visto, ve lo consiglio molto. Inside Out è il titolo. Magari in inglese con i sottotitoli, che dite? A parte questo, andiamo avanti. Un'altra caratteristica dei nomi non numerabili è quella di chiaramente non potendo essere resi plurali, hanno solamente la forma singolare, il che significa che anche il verbo sarà al singolare, ok? Però c'è sempre un però. Bisogna fare attenzione ad una particolarità in relazione ai nomi non numerabili, ovvero sia che i sostantivi non numerabili possono comunque sia diventare numerabili. E come avviene questa trasformazione? Questa trasformazione può avvenire se quel sostantivo non numerabile, per esempio, prendiamo l'esempio dell'acqua. Ok, io lo inserisco all'interno di un contenitore, quindi posso dire un po' d'acqua, quindi non posso dire un'acqua, due acque, tre acque, però se lo inserisco all'interno di un contenitore che può essere a bottle, una bottiglia, posso a quel punto numerarla, quindi posso dire una bottiglia d'acqua o due bottiglie di acqua, tre bottiglie di acqua. O un altro esempio di contenitore può essere una tazza, a cup, ok? Quindi se parlo di coffee, per esempio, non posso dire one coffee, two coffees, three coffees, però posso dire a cup of coffee, two cups of coffee, three cups of coffee, in questo modo potendolo contare. Un altro modo per rendere numerabili i sostantivi non numerabili è quello di parlare della loro forma, quindi non posso dire in questo esempio, nell'esempio di questa immagine, non posso dire one bread o two breads, ok? Un pane e due pani, però posso dire una pagnotta di pane, due pagnotte di pane, one loaf of bread, two loaves of bread, in questo caso potendolo numerare e quantificare, rendendolo plurale, oppure, sempre relativo alla forma, posso parlare di pezzi di una quantità, quindi come in questo caso a slice, una fetta di a slice of pizza, two slices of pizza. Quindi questo è un modo per secondo il quale i sostantivi non numerabili possono diventare numerabili. A questo proposito ci guardiamo un video
che ha a che fare sempre con la quantificazione, ok? In questo caso però stiamo parlando di una quantificazione indefinita, ovvero sia tutte quelle circostanze in cui io voglio parlare di una quantità non determinata, di un oggetto, di un liquido o di un elemento in generale, tutto quello che in italiano corrisponde a un po' di delle alcuni e lo guardiamo in questo video. Allora, torniamo un po' indietro all'inizio del video. Questi sono due quantificatori che già conoscete perché li avete già studiati lo scorso anno, SOM e ENI, due quantificatori che appunto servono per parlare di quantità indefinite. Come potete vedere, SOM, il loro utilizzo dovreste già conoscerlo, quindi a livello generale voi avete studiato che SOM si utilizza per le frasi affermative, ANY si utilizza invece per le frasi negative e per le interrogative. Ok, ora aggiungiamo questo tassello in più. Stiamo parlando di questa differenziazione tra sostantivi numerabili, che hanno singolare, come vedete anche qui, e forma plurale, e sostantivi non numerabili, che si trovano solamente quindi nella forma al singolare. Quello che possiamo vedere è che chiaramente per quanto riguarda i sostantivi numerabili, SOM e ENI vengono utilizzati solamente con i sostantivi numerabili plurali, ok? Non li troviamo qui nel singolare, vedete? Chiaramente, essendo singolare, essendo numerabile, io posso dire un libro, ok? Quindi SOM e ENI fanno parte dei sostantivi della circostanza della pluralizzazione del nome, ok? Quindi li uso con i nomi plurali e li uso
li posso utilizzare per parlare di quantità indefinite di sostantivi numerabili, un po' di acqua, ok? C'è un po' d'acqua, non c'è dell'acqua. Mi raccomando, attenzione qui, ragazzi, quando si tratta delle domande, mi raccomando, ricordatevi sempre che c'è l'inversione del verbo, quindi nel caso di questa espressione there are o there is, il verbo essere passa nella prima posizione. Qui vediamo tutte, ci vengono presentate le varie, scusatemi, circostanze in cui si utilizza some, quindi una quantità non precisata nel caso dei sostantivi numerabili plurali, ed un esempio per quanto riguarda, a parte qui c'è un errore che so molti di voi avranno già osservato, quindi manca una E di coffee, e quindi nel caso di sostantivi dicevo numerabili plurali e sostantivi non numerabili, quindi con sola forma singolare, e le relative forme interrogative, quindi con il verbo in prima posizione. Altro punto, some si utilizza per le frasi affermative. E qui vi preannuncio anche nelle frasi interrogative. Allora, passiamo subito a questo punto. Una cosa che un'aggiunta rispetto a quello che voi conoscevate già dallo scorso anno. Voi sapete che per le domande si utilizza any, ok? C'è una circostanza però che è questa, un'eccezione. Quando vengono fatte delle offerte. Ti va un caffè? Ti va un po' di pizza? Ti va un po' d'acqua? Oppure, come in questo caso molto britannico, ti andrebbe un po' di tè? Quando stiamo offrendo qualche cosa, questo un po' di non si traduce con any, ma si traduce con some. Ok? Spero che. Ah, any, sì. L'abbiamo già detto precedentemente, comunque lo ribadiamo, any si utilizza nelle frasi negative e nelle frasi interrogative. Spero che questo video vi possa aiutare ad approfondire meglio gli esercizi che seguiranno e ad approfondire meglio questo argomento. Io per il momento vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo nei prossimi video, nelle prossime video lezioni. A presto, bye bye!